Sono 238.000 le persone con disabilità registrate in Toscana al 1 gennaio 2018 e di queste 43.900 sono iscritte al collocamento mirato, con saldo positivo fra assunzioni 2.400 e chiusure dei rapporti di lavoro 980. Il dato è stato presentato a Firenze dall'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi e fa parte del quarto rapporto sulla disabilità predisposto dall'Osservatorio Sociale Regionale. Nel 2018 oltre 24.600 utenti hanno ricevuto almeno una prestazione da un assistente sociale, il 14,3% in più rispetto al 2017. Diceva prima l'assessore che abbiamo speso circa 9 milioni in più di euro per la disabilità l'anno scorso e abbiamo in carico utenze che vanno intorno ai 3-4 mila persone in più complessivamente. Cosa vuol dire? Che abbiamo dato un tipo di risposta. Non è una valutazione di impatto delle politiche, ma una valutazione sui servizi. Vuol dire che si è manifestata un'esigenza e c'è stato un tipo di risposta. Insieme a questo abbiamo ancora da migliorare sulla possibilità di inserire al lavoro persone con disabilità, soprattutto con disabilità intellettiva. Cioè abbiamo una crescita sicuramente degli alunni con disabilità presi in carico nelle scuole con gli insegnanti di sostegno, ma su questo possiamo ancora migliorare, forse attraverso un incremento della formazione degli insegnanti, però direi tutto sommato dati molto positivi che collocano su questo fronte la Toscana all'avanguardia nel panorama nazionale.